Verstappen e Leclerc, la prima fila parte bene a differenza di ieri. Verstappen rimane lì, invece Leclerc che viene scavalcato da Sainz all'esterno e attaccato all'interno anche da Perez che va lungo. Allora Leclerc si riprende la seconda posizione, Sainz è terzo, ma c'è l'attacco portato a termine da Piastri che è partito molto bene, scattava in sesta posizione ed è già terzo. Quarto è Carlos Sainz, quinto è Sergio Perez che ha provato l'attacco all'interno, ha preso per un attimo addirittura la seconda posizione scavalcando le due Ferrari, ma non è riuscito a tenere la corda, è andato dritto, è andato lungo ed ha subito il sorpasso. Adesso Perez subito a riprendersi la posizione su Piastri di forza, e allora Perez è salito in quarta piazza, Sainz è salito in terza, ma attenzione l'attacco di Piastri nei confronti di Leclerc, prova alla staccata di curva 17, si prende la seconda posizione Oscar Piastri. Vediamo se adesso Leclerc riesce a rimanere attaccato al pilota della McLaren e a provare subito di riprendersi la seconda piazza alla curva numero 1. No, non è così, chiude bene tutti gli spazi Piastri e dunque cambia la classifica provvisoria. Verstappen in testa alla conclusione del quinto giro, Piastri a secondo, poi le due Ferrari, Leclerc e Sainz. Sentiamo Sainz. Sainz che dice penso di avere passo, chiedendo sostanzialmente al muretto di avere la posizione di Charles Leclerc. Leclerc che è terzo appena davanti a Carlos Sainz, vedremo cosa deciderà adesso il muretto Ferrari. Da segnalare che nel periodo non collegato è arrivato anche l'annotazione da parte della giuria di una falsa partenza di Sergio Perez, perché insomma piove sul bagnato, sta faticando a tenere il ritmo delle Ferrari, è in quinta posizione nel mirino di Lando Norris e dopo aver quasi centrato Verstappen al via, adesso ci sarà verosimilmente anche una penalità per il pilota messicano della Red Bull. A Miami è appena iniziato il decimo giro dei 57 del Gran Premio di Miami, Verstappen sta facendo il vuoto, 2 secondi e 7 di vantaggio su Oscar Piastri, momento di difficoltà per le Ferrari, Leclerc e Sainz sempre in terza e quarta piazza, ma alle loro spalle Perez che ha evitato la penalità per la falsa partenza e Norris stanno girando più veloce delle due rosse e dunque potrebbe esserci anche un riaggancio con Leclerc e Sainz che rimangono lì in zona di DRS da Piastri, ma stanno davvero faticando a tenere il ritmo del pilota australiano della McLaren. Da sottolineare che fin qui nessuna indicazione da parte del muretto Ferrari per uno scambio di posizioni, almeno in questa fase, tra Leclerc e Sainz. Quindicesimo giro in corso con l'indicazione appena arrivata dal muretto della Ferrari a Charles Leclerc: fai il contrario di quello che fa la McLaren, evidentemente quella di Oscar Piastri, dunque se Piastri rimarrà fuori potrebbe entrare Leclerc, oppure il contrario, cerca di diversificare la strategia la Ferrari, l'ha chiesto poco fa anche Carlos Sainz via radio, ma Leclerc che in questo momento ha trovato grande ritmo, grande prestazione, sta assolutamente tallonando il pilota della McLaren, ha anche staccato Sainz che ormai non ha più il DRS del compagno di squadra, mentre Verstappen davanti sempre tranquillo con 3 secondi di margine su Max Verstappen. Va Charles Leclerc ai box, primo pilota della Ferrari a fermarsi è Leclerc, anticipato lui rispetto a Piastri e a Sainz, vedremo adesso quale sarà la strategia giusta quando tutti si saranno fermati. Vediamo se Leclerc riesce subito alla prima occasione utile a prendere la posizione su Lewis Hamilton, sarebbe fondamentale per poi avere la pista libera con Leclerc che adesso prende tutta la scia di Lewis Hamilton che gli lascia all'esterno, prova l'attacco Leclerc, vediamo se riesce a prendersi la posizione, sì, di forza passa all'esterno Charles Leclerc che sale dunque in quinta posizione e adesso è il primo di quelli che hanno fatto il pit stop, è a 23 secondi circa da Verstappen, a pista libera, non si deve più fermare, ha messo gomma hard, vedremo quale sarà il ritmo della rossa del Monegasco. 24esimo giro ed è successo tanto nel periodo non collegato, perché intanto sentiamo Leclerc.
si lamenta appunto di quello che è successo. Allora lo raccontiamo, perché una Red Bull, quella di Max Verstappen, in un lungo ha tranciato uno dei coni che delimitano la pista, coni morbidi di plastica morbida, che però è rimbalzato proprio in traiettoria, e allora è arrivata la virtual safety car. I primi non sono riusciti ad approfittarne per fare un pit stop scontato, con solo 11 secondi persi rispetto ai 19, quella sarebbe stata la pietra tombale sulla gara di Leclerc. Sono però riusciti evidentemente a contenere quello che era la rimonta di Leclerc con la gomma hard appena messa. Si è fermato poi Verstappen appena è stata tolta la virtual safety car. Fatto sta che adesso la situazione vede in testa Piastri, che si deve ancora fermare con 2 secondi e 7 su Carlos Sainz, 2 secondi e mezzo da Sainz c'è Norris, quarto è Verstappen, quinto è Leclerc a 3 secondi e da Verstappen. Verstappen e Leclerc si sono fermati, i primi tre no, ma in questo momento il pilota più veloce in pista, appena autore del giro veloce, nonostante si debba ancora fermare a cambiare le gomme, è un Lando Norris scatenato, e dunque chissà che la McLaren non possa pensare anche a una strategia con una gomma soft nel finale, allungando lo stint con la gomma media piuttosto che con l'hard. Siamo a metà gara ed escono proprio in questo momento dai box Piastri e Sainz, che sono entrati uno in fila all'altro, escono alle spalle sia di Verstappen sia di Leclerc, che dunque è riuscito a prendere la posizione sul pilota australiano della McLaren. Il nuovo leader della gara è Lando Norris, che continua a volare, è il pilota più veloce in pista, nonostante sia l'unico dei primi a non essersi ancora fermato. E dunque sentiamo Verstappen che dice c'è poco grip, ma insomma è tutta la settimana che si lamenta, poi però i tempi continua a farli. In questo momento però sta davvero faticando a tenere il ritmo di un Lando Norris scatenato, nonostante lui abbia una gomma hard sì ma nuova. Norris dunque in testa, Verstappen secondo, Leclerc terzo, poi Piastri e Sainz. Attenzione perché c'è un incidente con una macchina piantata nella chicane tra curva 2 e 3, e vedremo se arriverà la safety car. Arriva proprio in questo momento, e allora attenzione perché Norris può fermarsi, vedremo se lo farà, ma se si fermasse in questo momento risparmierebbe una decina di secondi ed entrerebbe assolutamente in corsa per vincere questa gara. Sargent e Magnussen si sono toccati in curva numero 3, tutti e due fuori da qui, e ne è derivata la safety car che adesso proprio porta ai box Lando Norris. Vediamo la scelta della gomma, perché la nuova McLaren ha funzionato benissimo con la media, l'abbiamo visto, ma ha faticato un po' con le altre mescole. Non rischiano la soft, che non ha funzionato sulla McLaren nemmeno in qualifica, scelgono la gomma dura, e adesso Norris rientra davanti a tutti, avrà un vantaggio di una quindicina o almeno una decina di secondi su Max Verstappen, che verrà cancellato dalla safety car. Però insomma Norris adesso ha una grandissima occasione per andare a caccia di quella che sarebbe la sua prima vittoria in carriera in Formula 1. La nuova classifica con il quale si riprenderà Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz e Perez, che ha effettuato un secondo pit stop gratis, diciamo così, per tornare sulla gomma media. Certo che Norris adesso ha una bella occasione, perché ha una gomma hard come i quattro piloti che lo seguono, sì, ma ha quella più fresca, pensate, 10 giri in meno sulle gomme rispetto a Charles Leclerc, che stava guadagnando su Max Verstappen, 8 anche rispetto a Sainz e Piastri. E dunque insomma questo in aggiunta al ritmo indiavolato che stava tenendo prima della safety car, e al fatto che la nuova McLaren che Norris ha portato in pista qui a Miami, solo lui, perché tutti i nuovi aggiornamenti sono solo per lui per il momento, arriveranno ad Imola solamente per Piastri, beh insomma la chance adesso per l'auto Papaya è davvero
molto interessante. E poi, giusto per completare a livello di cronaca, nel contatto tra Sergeant e Magnussen è arrivata la penalità per il danese De Laas, ne aveva prese 4 nella sprint, fa quota 5 con questa. Siamo ripartiti con Norris scatenato, si è tolto dalla coda Max Verstappen, adesso c'è il tentativo di attacco di Sainz su Piastri, riesce a rimanere davanti il pilota della McLaren, ma dicevo, Norris ha staccato Verstappen un secondo e due tra di loro, mentre Leclerc sta tallonando il campione del mondo e potrebbe attaccarlo per la seconda piazza. Duello rusticano, prima a distanza via radio, poi in pista, tra Sainz e Piastri, con il pilota della Ferrari che si è a lungo lamentato della mossa di Piastri prima per difendersi, voleva la posizione, non sono stati di questo avviso gli steward. Poi il giro scorso, nel corso del 39esimo, adesso siamo nel 40esimo, l'attacco di Sainz in curva 17, il sorpasso, il tentativo di risposta di Piastri alla curva numero 1, il contatto è volato via un pezzo dalla McLaren di Piastri, che adesso è stato scavalcato anche da Perez ed Hamilton ed è in settima posizione. Sainz si è preso invece la quarta piazza, McLaren però che sorride perché davanti a tutti sta volando Lando Norris, 3 secondi di vantaggio su Max Verstappen, e Verstappen ha allungato a sua volta 2 secondi e 2 di margine su Charles Leclerc. Dunque Norris, Verstappen, Leclerc, il podio provvisorio, poi c'è Sainz e adesso Sergio Perez. Piastri si è dovuto fermare per riparare la rottura dell'alettone anteriore, è 19esimo e ultimo, e anche il più veloce in pista ha firmato il giro record, ma evidentemente non gli varrà il punto addizionale. 49esimo giro in corso, Norris continua a martellare, sembra Verstappen, invece è Lando Norris, ora sono addirittura più di 5 secondi di vantaggio sul campione del mondo e leader della classifica iridata, che continua a spingere a sua volta ma non riesce assolutamente a tenere il ritmo del pilota della McLaren. Da segnalare che al termine della gara gli steward decideranno quello che sarà tra Sainz e Piastri per il contatto precedente, l'investigazione a fine gara, quindi chissà, insomma, fiato da trattenere forse per Carlos Sainz, anche se in presa diretta ci è assolutamente sembrato un contatto di gara con il pilota spagnolo della Ferrari, che era con tutta la macchina davanti al pilota della McLaren, allungatosi la staccata, e questo ha causato il contatto, anche perché Piastri a sua volta ha calcolato male le misure per cercare l'incrocio di traiettoria. Fatto sta che quando mancano ormai i 2,5 giri al termine della gara, Norris vola verso quella che sarebbe una vittoria storica, ma insomma abbiamo ancora qualche chilometro prima di arrivarci, per tutta la serie di record negativi di cui Norris è in possesso e che tra poco potrebbe invece lasciare ad altri. Per darvi un parametro di quanto oggi Norris sia dominante, soprattutto in questa seconda fase di gara, appena firmato il suo miglior giro della gara, 1:30.980, sta cercando sostanzialmente di sfilare a Piastri il giro veloce. A proposito di Piastri, un paio di giri fa la comunicazione via radio del muretto McLaren al pilota che sta cercando di risalire dall'ultima posizione dopo il contatto con Sainz, visto che insomma stava effettuando una serie di sorpassi con grande foga, gli è stato detto: Oscar, c'è Lando in testa, mi raccomando, non vogliamo la safety car, quindi sì, ok, la tua rimonta, ma preserviamo, evitiamo rischi per questa vittoria di Lando Norris, che si va ad avvicinare sempre di più. Inizia in questo momento l'ultimo giro per Lando Norris, gli ultimi 5.412 metri per il 24enne inglese di Glastonbury, che fino ad oggi era il pilota con più podi in carriera senza una vittoria, 15, più secondi posti senza una vittoria, 8, aveva comandato più giri, 71, e 402 chilometri senza mai riuscire a portare a casa la vittoria. Un piccolo grande tabù che sta sfatando
oggi alla sua gara numero 110 in Formula 1, sesta stagione con la McLaren, ed è anche il pilota che ha disputato più gran premi con la McLaren senza mai vincere. Ma ormai tra pochi chilometri tutti questi record negativi verranno passati ad altri, perché Lando Norris oggi, aiutatosi dalla safety car che l'ha lasciato in testa quando sarebbe dovuto ripartire dalla quinta posizione dopo il pit stop, ma insomma il ritmo impossibile per tutti, anche per Max Verstappen, assolutamente legittimato questa vittoria che sta per arrivare. Curva numero 16, mancano tre curve, il lungo rettilineo da 1,2 km, poi le ultime tre curve, sarà il delirio per il pilota inglese della McLaren, l'ultima grande staccata per Lando Norris alla curva numero 17, sta assaporando le ultime centinaia di metri all'interno della sua McLaren, che ha portato aggiornamenti davvero molto interessanti. E allora Lando Norris sfata il tabù, vince in Formula 1, prima vittoria per il pilota della McLaren, è suo il Gran Premio di Miami, le braccia al cielo, tutti i due pugni al cielo per Lando Norris. Max Verstappen si deve inchinare, è secondo, terzo è la Ferrari con Charles Leclerc, le urla di gioia di Zak Brown, ma davvero giornata storica per Lando Norris, un po' anche per la Formula 1, perché era dal 2022 che un pilota diverso da Carlos Sainz, diverso dalla Ferrari, non riusciva a imporsi davanti alla Red Bull di Max Verstappen. C'è riuscito Lando Norris. Questo successo della McLaren è anche opera di un ingegnere italiano, Andrea Stella, che lavorò anche con Schumacher e con Raikkonen nell'ultimo mondiale vinto dalla Ferrari, se non erro, nel lontanissimo 2007, e adesso alla McLaren lui ha portato al successo come team principal Lando Norris. Quindi c'è un po' d'Italia, anche un po' di rammarico che questo ingegnere non sia rimasto a Maranello.